21esima edizione del Fiaballe. La giornata si incentrerà per l'abbattimento delle barriere architettoniche organizzata da Fiaba Onlus in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci ospita oggi e il Comando Generale del Corpo della Capineria di Porto, ai quali va un sentito ringraziamento. Ci sarà questo Fiaba Day il 1 ottobre, domenica 1 ottobre in Piazza Colonna, e la campagna di sensibilizzazione quest'anno dal titolo è l'abbattimento delle barriere architettoniche, un'opportunità per la qualità della vita. Io sono rimasto molto colpito, diciamo, da questa storia ventennale che oserei definire straordinaria di cooperazione fra la Presidenza e il Consiglio dei Ministri, che ho l'onore di dirigere dal punto di vista amministrativo, e un'associazione privata che con la sua perseveranza ha mantenuto per tutto questo lungo tempo vivo l'interesse e l'attenzione per i diritti delle persone con disabilità. Grazie a Fiaba Onlus per quello che ha fatto e che continua a fare. Contate sempre sull'appoggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, finché ricoprirò l'incarico, anche sul mio personale. Devo dire che Fiaba in questi 20 anni ha fatto tantissimo, perché è intervenuta su quelle che sono le basi essenziali, la cultura. Ha sensibilizzato per 20 anni e più la popolazione su quelle che erano le cose da fare, a ridurre le barriere, barriere tutte, non soltanto i gradini, ridurre quelle che sono le problematiche del quotidiano, ridurre le barriere culturali. Giuseppe Trieste, il nostro fondatore, ha dato sì a questa linea di cambiamento. E con la sua perseveranza per 20 anni ha costruito un meccanismo dove le persone tutte hanno incominciato a pensare che le barriere erano anche nelle loro case. Fiaba in questo è promotrice di iniziative di importanza assoluta, se pensiamo al bonus 75% che è stato validato dal primo governo Draghi e poi adesso dal governo Meloni fino al 2025 con la cessione del credito e sconto in fattura. Un bonus che noi abbiamo definito sociale, ma sociale perché? Per il semplice motivo che tutte le persone, indifferentemente dalla propria condizione fisica, nella giusta condizione, quindi non distribuendo prebende o regali, possono farne richiesta. Immaginate all'interno di un condominio dove ci sono dei gradini o ci sono dei citofoni alti 1,80 m. Noi parliamo della umanità, non parliamo esclusivamente della disabilità. La mamma col passeggino, il bambino piccolo che deve citofonare, quella non è una non accessibilità. Quindi Fiaba in 20 anni e più ha costruito un percorso sulla sostenibilità dell'accessibilità, sulla riduzione delle barriere architettoniche e su quello che è la sensibilizzazione della riduzione di ogni tipo di barriera. Oggi avremo anche altri tipi di barriere, pensiamo all'informatica, quella è una barriera. Come risolviamo il problema dell'informatica? E Fiaba si è posta anche questo piccolo principio. Noi siamo stati invitati a partecipare il 1 ottobre, domenica, dal presidente Maiandi come l'associazione di ragazzi autistici che sfilerà in Piazza Colonna. La nostra associazione, che si chiama proprio Modelli Si Nasce, è un'associazione che vuol far sì che i ragazzi prendano confidenza con il mondo della moda, dello spettacolo e della musica, perché è anche necessario che l'autismo venga visto anche sotto questo aspetto. Devo dire che, e qui abbiamo il senatore Gasparri, che ringrazio anche lui per la sua presenza, siamo stati partecipi di portare avanti un seme e mi auguro che questo seme possa diventare sempre più strutturale, ma principalmente protetto, perché è un bene per la collettività. Il Fiaba Day è sempre stato un momento di riflessione, di proposta e di confronto, prima con il nostro amico Trieste che prosegue la sua opera, ora con il nuovo presidente Maiandi, continua anche la mia collaborazione. Negli ultimi anni il bonus 75% che ho portato avanti in Parlamento è stato uno strumento concreto per l'abbattimento delle barriere architettoniche anche negli ambiti privati. C'è un'attività intensa da sviluppare a tutela delle persone con diverse abilità. Le barriere architettoniche sono uno dei principali temi dell'azione del Fiaba, ma non l'unico. Io da anni ho partecipo, seguo al Fiaba Day, a numerosi dei eventi che si sono tenuti, ora si entra in un nuovo ventennio, ma continuerà la collaborazione educativa, culturale, legislativa
politica e sociale. Grazie al FIABA per quello che ci insegna e che ci stimola a fare, grazie al FIABA Day per essere un momento di divulgazione e di sensibilizzazione. Questo ventennio dedicato ininterrottamente in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato vitale perché ha dato la spallata vera e propria. Noi abbiamo la legge 13 del 90, la 41 dell'86, eccetera, eccetera, sulle barriere. Però questa FIABA è nata per dedicarsi alla cultura dell'accessibilità, le barriere fisiche e quelle culturali soprattutto, perché è la barriera culturale che crea la barriera fisica. Non siamo noi cittadini ad avere una disabilità, è l'ambiente che non è stato pensato per le persone a ridotta mobilità. Perché se una persona, uno sportivo, si mette a trasportare un enorme pacco, in quel momento diventa una persona a ridotta mobilità. Ecco la cultura, è cambiato questa mentalità. Il secondo ventennio sicuramente darà la spallata finale a quello che sarà la qualità percepita da ogni singolo cittadino a vivere l'ambiente in cui si confronta quotidianamente, per cui lavoro, tempo libero, famiglia, condomini, uffici pubblici. Noi non dobbiamo meravigliarci, dobbiamo andare alla ricerca della diversità, perché la diversità ci insegna che c'è ancora una cosa in più diversa da un'altra. Alla fine tutta questa attività creata dal presidente onorario Giuseppe Trieste, portata avanti da Stefano Maiandi e da tutta l'associazione, è un qualcosa che va oltre la giornata del 1° ottobre, di quello che abbiamo stabilito come presidenza del Consiglio, ma che è stato insomma portato avanti con determinazione in questi anni. È qualcosa che raggiunge poi tutti, perché non è così facile parlare di eliminazione delle barriere architettoniche o di accessibilità universale oggi, perché a distanza di 30 anni ancora è difficile trovare luoghi, spazi, strutture che sono davvero completamente non solo accessibili ma anche fruibili. Quindi tutto quello che si può fare, tutto il grande lavoro portato avanti da FIABA ed altre associazioni che lavorano in questa direzione è fondamentale per attivare questo cambio culturale, questo salto di qualità, è quello che io continuo a chiamare uno sguardo diverso, quello che ci consentirà, spero un giorno, di poter dire che quando si fa qualcosa lo si fa per tutti, perché spesso noi rincorriamo, no, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento delle strutture, degli spazi, ma dobbiamo iniziare a pensare a come progettarli universalmente per tutti. E di questo vogliamo anche parlare proprio con FIABA, con le sue figure istituzionali. Poco fa ho chiesto al Presidente di far parte del prossimo tavolo che noi istituiremo a novembre per attualizzare la legge 13, proprio quella sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche, perché credo che il concetto appunto di barriere architettoniche debba essere un po' superato, attualizzato, perché vediamo oggi, ringraziamo anche gli interpreti della lingua dei segni, senza i quali anche questo evento non sarebbe accessibile a tante persone, e questo si manifesta anche nei trasporti, nelle scuole, nelle attività lavorative, nei comuni, negli ospedali. E io credo che questo tanto da fare non sia solo legato alle norme da migliorare, cioè si può fare anche quel percorso, però serve davvero una piena responsabilità da parte di tutti, quindi da parte delle istituzioni prima di tutto, ma anche da parte del mondo privato, da parte dei singoli cittadini, con l'impegno anche del mondo del terzo settore come vediamo con FIABA, ma è sicuramente una responsabilità da condividere tutti insieme, e credo che i passi da fare passino anche dal concetto di accessibilità universale, quindi sicuramente il tema delle barriere architettoniche, dell'eliminazione è fondamentale e siamo fermi da questo punto di vista, anche se ci sono
sono delle zone, dei territori che si sono attivati, ma ancora non in maniera, diciamo, pienamente soddisfacente per la persona, perché non ci si può limitare alla strada o al palazzo, c'è tutto un tema anche di infrastrutture, c'è un tema di fruibilità poi degli spazi che deve essere affrontato. Io spero di farlo con questo tavolo che istituiremo a brevissimo e che intende anche un po' rinnovare e attualizzare la legge 13. Quindi abbiamo bisogno insieme, istituzioni, enti, mondo del terzo settore, ma anche mondo privato e singoli cittadini, di fare questo grande salto di qualità. Ricordo che l'evento di domenica 1 ottobre sarà disponibile in streaming sui canali Facebook, di YouTube, di Fiaba Onlus. Durante la mattinata si terranno delle sessioni di approfondimento sulle barriere architettoniche, partendo da proposte proprio fattive, da cose che sono state realizzate, quindi non soltanto presentazioni, su ciò che è stato fatto per favorire appunto l'inclusione e la valorizzazione della diversità. Grazie a voi e grazie a tutti voi che siete stati.